cerco per il minimo del possibile di tirare una prima conclusione, però ecco, vorrei che ci fosse tra di noi il linguaggio della chiarezza e non quello, diciamo, di far finta che l'orecchio destro non sente quello che sente l'orecchio sinistro, perché poi le confusioni nostre arrivano. Qualche anno fa, 3-4 anni fa, il presidente Zoppa ce lo ricorda, una piazza della Vittoria imbandierata a festa con brochure di lusso, dava atto, credo che la Camera di Commercio, il commercio era regolarmente rappresentata, il presidente Zoppa, il mio predecessore comunicava alla città, al Golfo, all'Italia, attraverso anche un riconoscimento pubblico a Raffaele Ranucci, una cittadinanza onoraria falsa, data senza delibera di consiglio comunale, di Raffaele, un amico che mi ha detto tu sei un cittadino per sotto, poi sei cittadino, quindi dovremmo ricordare la delibera del consiglio, per dire, abbiamo a Venus il porto turistico, e vi ricordate tutti quanti, sì, le macchine per l'estate, però andiamo avanti, poi naturalmente qui cambiare i giocatori, tranne i miei amministratori, i miei colleghi amministratori, loro potreste pure dire a me che mi interessa, il richiamo alla responsabilità lo faccio io. Lì c'è stato un progetto di finanza che è stato approvato più volte attraverso numerosi passaggi dal Consiglio. Nel momento in cui quella cosa si deve revocare, bisogna fare il percorso all'indietro, avete capito? Perché altrimenti io espongo, forse questo ti può interessare marginalmente, insomma, io esporrei insieme a tutti gli amministratori, il Comune di Bologna, a una richiesta risarcitoria di decine di milioni di euro, che significherebbe chiudere il Comune. Allora, lì c'è un progetto di finanza, non stare talmente avanzato, lasciamo perdere la fattibilità. Questa ce la deve dire il diretto interessato. Ma oggi nessuno di noi può ritirare quel progetto per delle conseguenze economiche per il Comune spaventose. Perché naturalmente il gruppo che ha promosso il progetto di finanza si è assicurato attraverso una selezione pubblica a patto, mi dirà che io ho già speso X, il mancato guadagno di uso, immaginate che queste cose calcolano 2x2. Un papà che sta a 16, i colleghi di lo sapete meglio di me, e a che punto le potremmo arrivare. Allora, è vero, io sono d'accordo che oggi sono cambiate le situazioni, probabilmente quel progetto oggi può essere di difficile attuazione per l'impegno finanziario e per la crisi che ha coinvolto la nautica e via così. Però credo che tutto questo debba passare, questa è l'unica cosa che io chiedo, attraverso passaggi espliciti che rendano quella ipotesi non più praticabile. E poi mi chiedo, che cosa mi chiederà per rendere più praticabile il vincitore del progetto di finanza per uscire da quella situazione? Ci pensa qualcuno a questo? Non è che, voglio dire, questi discorsi possono essere, no? Potrebbe dirmi, allora tu vuoi fare un porto diverso, o vuoi fare quello? Come si fa oggi a chi ha già impegnato qualche milione di euro tra progettazioni, studi e via proseguendo a dire no, tu adesso verrai come adesso? Allora, io credo che noi dobbiamo aprire un tavolo serio, in cui l'altro chiediamo a questo gruppo, se hai voglia di farlo questo tavolo. Io non è che questo anno sono stato fermo, io ho incontrato Ranucci, ho incontrato Marzi, quello che adesso è implicato nello scandalo delle tangenti del Mose, è il titolare dell'azienda Cidogno, che però, voglio dire, qui non è che deve fare appalti, qui è promotore del progetto di finanza, quindi diciamo, almeno da questo punto di vista,
abbiamo problemi nei suoi personali. Ma non è che io possa andare a dire, siccome il gruppo Lanusse ha cambiato composizione societaria, è entrato un altro, e poi peraltro ci trovi una grande azienda a livello internazionale nella costruzione di opere marittime, adesso non vale più. Questi sono discorsi artigianali, ma dal punto di vista della loro competenza amministrativa non hanno nessun valore. Tutti lo sapete molto meglio. Quindi si apre un tavolo, si ci mette d'accordo. Dopodiché io non ho nulla in contrario se questa ipotesi non può andare avanti per i motivi che ci siamo detti, che non sto qui a ripetere, che se ne apra un'altra e stabiliremo insieme il percorso da farle fare. Io vi voglio solo dire una cosa, lo capite perfettamente che Forno può tappare, tutta la sua costa, o lo fa lì o lo fa lì, cioè questo almeno può, ci dovrà mettere d'accordo. Se fa questo porto di fronte a Mola, significa che fa l'altro. Questo è del tutto evidente. Allora, abbiamo detto che l'area archeologica va salvaguardata, non ci vanno messe le barche davanti, a Ponente non vogliamo intervenire. L'intervento, anche io lo confermo, qualora quell'ipotesi non dovesse andare in porto, lo preferisco a Levante, piuttosto che a Ponente, anche se pongo un problema, che lì c'è già un piazzale di grandi dimensioni realizzate, e ci eviterebbe di fare molte opere a mare. Però dico anche un'altra cosa, che questa potrebbe essere anche l'occasione di dare una sistemata ad un tratto di costa che è molto disordinato, molto disorganico, molto, no, si potrebbe sicuramente fare qui delle cose intelligenti. Però ecco, cerchiamo di non vivere in questo momento la contrapposizione. Se dobbiamo sciogliere questo nodo, va sciolto attraverso atti amministrativi. Altrimenti, ripeto, io mi posso anche far bello questa mattina, dico sì, non mi preoccupare, andare avanti. Dopo di chi lo sta, prima o poi arriva. E se non lo volesse porto, vorrebbe la regione, che ci darebbe quanti porti da fare. Allora, diteci che volete fare dell'altro, capite questo? Cioè è un discorso che non è evitabile, non è evitabile. Tanto più non è evitabile per l'amministratore, che si dovrebbero prendere la responsabilità di atti che hanno delle conseguenze anche su di loro, quindi non bisognerebbe mai dire no, andiamo a ritirare, a revocare lateralmente una decisione senza poi supporti giuridici che ci permettono in un qualche modo di fare. Secondo, entro nel merito di questo